Salve, sono Urbano della Sani Moreno col Svaghe Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa bella Volkswagen Golf Serie 7 ed è un 1.600 cilindrata turbo diesel, 90 cavalli, quindi 66 kW, allestimento Trendline, quindi l'allestimento di partenza della gamma Golf Serie 7, ed è dell'anno 2014, precisamente del mese di novembre. Allora, perché ho specificato 90 cavalli, 66 kW? Perché con queste caratteristiche è una vettura che può essere guidata dai nostri ragazzi e ragazze neopatentate, quindi un'ottima vettura anche per incominciare a guidare. Andiamo adesso a vedere le caratteristiche prima esterne e poi interne della nostra vettura. Partiamo dalla carrozzeria proprio esterna, di questo colore bianco, e guardate qua, sempre bello e lucido. La carrozzeria si presenta nel suo globale molto molto bella, qualche piccolezza di graffi e ammaccature come da macchina usata, e guardiamolo proprio nello specifico, troviamo un piccolo graffio qua nel paraurti anteriore ed una leggera ammaccatura qui nel fianco posteriore. Però la vernice della nostra auto non è minimamente intaccata, qui ci si sono proprio solo appoggiati, quindi tutto sommato è un qualcosa che può anche rimanere così. Poi a livello di accessori troviamo i suoi sensori di parcheggio anteriori, i sensori poi posteriori. Siamo adesso all'interno della nostra Golf e andiamo a vedere le caratteristiche a livello estetico, partendo dal cruscotto anteriore. E come potete vedere, le plastiche sono lucide, non ci sono graffi, non ci sono usure, quindi torno a dire bello da vedere, come sono molto belli anche i pannelli laterali delle porte, senza usure, senza graffi. Tecnicamente troviamo il suo bracciolo appoggia braccio, freno a mano elettronico con l'aiuto al freno a mano, cambio manuale a 5 marce, climatizzatore manuale. Troviamo poi l'interruttore per andare a vedere la distanza che abbiamo dai nostri ostacoli con i sensori di parcheggio, e lo ritroviamo, troviamo la visibilità sul display centrale. Sul display centrale poi abbiamo l'autoradio, che poi con un semplice tocco possiamo modificare le nostre stazioni. Abbiamo il Bluetooth, quindi per abbinare il nostro cellulare per fare e ricevere le chiamate. Interruttori per le varie regolazioni, interruttore del computerino di bordo, quindi dove io vado a vedere i consumi, i tempi medi. E poi tutte le caratteristiche della nostra vettura. Troviamo anche il service, che naturalmente viene sempre aggiornato. In questo caso, in questa vettura qui, il prossimo tagliando deve essere fatto tra 8.100 km. Quindi una vettura che può ancora andare avanti a livello di manutenzione. Menu totale, dove vado a cercare le funzioni che desidero. Volante multifunzione, con a destra i tasti per richiamare le nostre funzioni che abbiamo già visto, e a sinistra altri interruttori. Interruttore ancora, scusate se ripeto interruttori, ma d'altra parte ci sono, per accendere i nostri fari, e poi
anche per avere i fari fend di nebbia e il retronebbia. Questo è per la regolazione degli specchietti esterni e questi sono per l'abbassamento e l'alzamento dei quattro vetri elettrici. Il chilometraggio è 113.019 e sono naturalmente chilometri certificati. Passiamo a vedere anche la nostra tappezzeria di questo tessuto bicolore nero grigio, bella da vedere, non ci sono buchi di sigarette e questo è molto importante perché l'abitacolo risulta anche pulito. Come il nostro solito è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica. Infatti, quando entriamo dentro il nostro abitacolo, l'accoglienza è veramente molto molto buona, ottima. Il sedile lato guida presenta questo strappo, un po' di usura sul tessuto, che eventualmente la possiamo anche sistemare. Andiamo a vedere anche il bagagliaio e anche questo è prima di tutto ampio e pulito, perché è stato lavato, igienizzato a vapore come la tappezzeria anteriore. Troviamo il sedile sdoppiato per aumentare il vano di carico, mentre sotto il pianalino troviamo il ruotino di scorta. Passiamo a vedere il nostro anche vano motore con tutti i suoi componenti al loro posto, pulito e quindi anche bello da vedere. Questa vettura, tra l'altro, come abbiamo detto, ha già fatto tutta la manutenzione presso il nostro service Volkswagen. Quindi chilometri certificati, come abbiamo già detto, e manutenzione certificata. Dopodiché, prima di essere messa in vendita, comunque viene controllata ancora una volta presso la nostra autofficina, come seguendo una checklist multicontrollo nostra interna. Sono praticamente dei punti specifici da controllare affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi nella norma. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa come prescrive la legge, con possibilità per il cliente di fare anche un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno spiegate insieme. E adesso salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. E adesso siamo all'interno della nostra Golf per il giro di prova. Analizziamo intanto la posizione di guida. Ottima! Ottima proprio per guidare, sedile largo, quindi seduta molto comoda. Posizione di guida che me la posso fare come voglio perché ho il sedile di guida regolabile in altezza, il volante sia regolabile in altezza che in profondità. Tecnicamente, invece, pedale della frizione morbido, preciso nello stacco, come è preciso e senza giochi la leva del cambio. Anche l'assetto stradale è ottimo perché guardate qua, volante dritto, la vettura va veramente dritta su strada e non sentiamo assolutamente nessun tipo di vibrazione sulle ruote. Scatola di sterzo anche questa precisa, quindi guidabilità veramente molto buona. Com'è buona l'insonorizzazione interna del nostro abitacolo, anche quando andiamo a cercare volutamente le buche delle nostre strade, sentiamo sì il lavoro delle sospensioni, ma l'abitacolo rimane comunque molto molto silenzioso. Poi la vettura è già stata controllata, è completamente funzionante, quindi pronta per essere acquistata e guidata. Se poi abitate lontano, ve la possiamo anche presentare in anteprima. Come? Con una videochiamata in diretta con WhatsApp, spiegarvi proprio completamente la nostra vettura, pregi e eventuali difetti. Meccanica, motore.
abbiamo detto il 1.6 turbo diesel, 4 cilindri, 90 cavalli, adatto ai nostri ragazzi e ragazze neopatentate, però pur essendo un 90 cavalli è una macchina che viaggia su strada veramente bene. Ottimo spunto nel percorso cittadino, anche quando ripartiamo da fermo, la macchina ha veramente una ripartenza da fermo molto molto buona, com'è tra l'altro molto buono lo scorrimento sulle strade veloci, cioè è una vettura che fa strada. E poi un'altra cosa, i consumi veramente veramente bassi. Quindi dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla Golf che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi su Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucecchio. Questa Golf 7 è già disponibile presso il nostro punto vendita, quindi potete già venire a vederla e, perché no, a provarla su strada, oppure telefonate ai nostri numeri, vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Vi ricordo che questa è una vettura che può essere guidata dai nostri ragazzi e ragazze neopatentate, perché è un 1.6 turbo diesel, 90 cavalli, 66 kW. Quindi ragazzi e ragazze, affrettatevi, perché è veramente un'ottima vettura. Un grazie per l'attenzione e, come diciamo sempre, alla prossima vettura!